Ok, allora vado, parto. Intanto ciao a tutti, e questo è appunto un webinar dedicato a LinkedIn. Andremo a vedere come funziona il profilo di LinkedIn, quindi come andare a costruire un profilo LinkedIn efficace. Sarà un webinar molto molto pratico. Visto che abbiamo tutti più tempo in questi giorni, visto che siamo a casa, è sicuramente un tempo che possiamo utilizzare per andare a mettere un po' mano al nostro profilo LinkedIn e renderlo sicuramente più efficace e performante. Su di me chi sono? Sono Cristina Simone, sono una consulente di social media marketing e digital PR. Lavoro in questo settore da una decina di anni, mi occupo di formazione, di consulenza e strategia, sempre in ambito social media, mi occupo marginalmente di community management, mi occupo di progetti di influencer marketing, quindi che prevedono il coinvolgimento di influencer, blogger, eccetera, quindi progetti tra aziende e influencer. E poi il mio piano B, lo chiamo così, sono anche un insegnante di yoga, insegno yoga ai privati e anche nelle aziende, diciamo nelle aziende prima del coronavirus. Dunque, quello che vedremo, come vi dicevo, è tutta la parte dedicata a LinkedIn, il profilo LinkedIn, come costruirlo, l'importanza della rete di contatti e anche come andare a fare il contenuto. Il profilo LinkedIn è la partenza su LinkedIn per andare poi a partecipare o a creare dei gruppi che sono un ottimo strumento di networking di qualità, networking professionale, cioè attraverso i gruppi si possono generare anche delle opportunità di business, però sono anche i gruppi un ottimo strumento di aggiornamento e informazione. Molto spesso sono sottovalutati. Invece vi consiglio di tenerli in considerazione e il profilo LinkedIn è anche poi il punto di partenza per andare a costruire la pagina aziendale o andare a seguire altre pagine aziendali che possono interessare. Le pagine sono dedicate alle aziende, sono una vetrina per la stessa azienda, sono anche un modo per mantenere aggiornati i followers. Gruppi e pagine non li vedremo perché comunque non abbiamo tempo, ci concentreremo sui profili personali. Partiamo dunque con il profilo personale. Andiamo a vedere passo passo tutte le varie cose che si possono fare sul profilo LinkedIn. Switcherò tra la presentazione e il profilo LinkedIn in modo da farvelo vedere anche live. Quindi andiamo passo passo a vedere quali sono gli step fondamentali da fare per il profilo LinkedIn. La prima parte è dedicata al setup, questo io consiglio di farlo su qualsiasi social, che sia LinkedIn, Facebook, Instagram, eccetera. Dedicatevi a costruire bene il vostro profilo di riferimento. In questo caso LinkedIn, che intendo? Intendo andare a settare correttamente l'immagine di profilo, l'immagine di copertina, l'headline, quindi andare a completare tutte quante le informazioni. Adesso le vediamo passo passo. Quali sono? Foto profilo, un'immagine professionale, un'immagine in primo piano. A volte vedo su LinkedIn degli errori da pivelli, nel senso che LinkedIn è il social professionale per eccellenza, quindi l'immagine che noi inseriamo sul nostro profilo deve essere un'immagine quanto più professionale. Questo non significa avere per forza l'immagine in giacca e cravatta se sei un uomo oppure in tailleur, ma comunque avere un'immagine che sia in primo piano, visto che lo spazio comunque è quello, quindi non immagini sgranate, non immagini con sfondi, che ne so, al mare, in montagna, quindi sfondi poco professionali. Quindi lo spazio dedicato è questo. Quindi è uno spazio dedicato a formato fototessera, chiamiamolo così. Quindi fate in modo che ci sia lo zoom sul vostro viso, che vi si veda bene in volto, che non sia un'immagine particolarmente vintage, no immagini di coppia. Quindi è il vostro curriculum H24. Quindi immaginate la foto che voi metterete sul curriculum o che avete sul curriculum e mettetela anche su LinkedIn. Immagine di copertina.
Stiamo parlando della parte alta del profilo, poi scendiamo e andiamo a vedere anche tutti quanti gli altri aspetti. L'immagine di copertina è un'immagine anche qui da non sottovalutare. Questo è il primo impatto che le persone hanno quando atterrano sul vostro profilo LinkedIn, quindi che immagine mettere? Anche qui fate in modo che ci sia un'immagine che racconti qualcosa di voi, lato professionale, quindi che arricchisca un po' il vostro, la vostra immagine professionale. Io ad esempio ho messo i quattro punti, quattro asset fondamentali del mio lavoro che poi le persone ritrovano anche sul mio sito web, quindi ho fatto anche un aggancio dal punto di vista visivo. E vi lascio anche due siti che vi potrebbero essere utili per andare a cercare delle immagini. Su questi siti le immagini sono gratuite, quindi Pexels e Pixabay. Qui potreste trovare delle immagini, se non le avete, se magari non vi piace la fotografia, qui ci sono immagini belle, immagini di qualità e immagini gratuite. Sempre a proposito dei punti principali del profilo, quindi immagine fotoprofilo, immagine di copertina, headline o sommario, la parte di about o informazioni, la parte di settaggio dell'URL del profilo e la parte di contatti. L'headline che cos'è? L'headline, dipende se l'avete in italiano o in inglese il profilo, l'headline è il ruolo professionale che viene fuori esattamente sotto il vostro nome e cognome. Non è per forza il ruolo professionale che avete in questo momento nell'azienda presso la quale lavorate. Cercate di inserire il ruolo professionale che contenga delle parole chiave. Perché? Perché su LinkedIn funzionano le parole chiave, quindi voi dovete fare in modo che le persone vi trovino facilmente. Molto spesso ci sono dei ruoli professionali molto creativi, però rischiate magari che non contengano le parole chiave esatte, quindi non facilitate la ricerca del vostro profilo. Come ad esempio vedete, io sul mio ho messo una serie di parole chiave che mi possono essere utili o con le quali io vorrei che le persone mi cercassero, quindi consulente di social media marketing, influencer marketing, insegnante di yoga in azienda, quindi tutte parole chiave per me utili a raggiungere il mio obiettivo. Un altro esempio di headline, secondo me fatto molto bene, è questo di Franz Russo. Lui è un noto blogger italiano e, come vedete, nella sua headline ha tante parole chiave: blogger, social media strategist, content marketing, digital marketing, quindi tutta una serie di parole chiave che lo possono aiutare a farsi trovare facilmente dalle persone. Switch un attimo sul profilo in modo tale che lo potete vedere. Ok, allora su questa parte siamo qui sulla parte alta del profilo, quindi voi ogni volta che vedete la matita a fianco, diciamo, ad una vostra sezione, significa che potete andare a modificare ogni parte. Quindi se io clicco qui sulla matita, che cosa vado a fare? Posso andare a modificare l'immagine di copertina, l'immagine di profilo, nome e cognome, e qui avete la parte di sommario, che in inglese è headline, quindi è questa parte del ruolo, titolo professionale che voi avete. Qui andate a mettere tutte le parole chiave che vi stavo dicendo prima. E datemi un secondo che ritorno poi. Sempre, switch un attimo in modo tale che vi faccio vedere live. Sempre scendendo qui, però rimanendo sulla parte alta del profilo, abbiamo questa parte che si chiama in inglese About, in italiano informazioni. Quindi questa è l'altra parte essenziale sul profilo. Parte di riepilogo, parte di informazioni, vedete che ci sono diverse definizioni che dà lo stesso LinkedIn. È un po' la classica lettera di presentazione, se volete, però anche qui che cosa andare a scrivere? Andate a ragionare ancora per parole chiave,
siate sintetici, questo vale in generale un po' su tutto il profilo LinkedIn, quindi non siate molto prolissi, ma cercate di inserire elenchi puntati che facilitano tanto la lettura, quindi andate a inserire poche informazioni, quelle giuste, quelle più di rilievo, quelle che possono in poche parole, in poche righe, raccontare chi siete dal punto di vista professionale. Poi altre cose, mi si è sbagliato tutto, altre cose fondamentali da tenere, poi ritorno sulla presentazione. Qui avete altre sezioni utili da andare a settare, parlando appunto della parte basic del profilo. Potete creare il vostro profilo in più lingue. Quando è possibile farlo? Io vi consiglio di fare il profilo in più lingue se è funzionale al vostro obiettivo, ovvero voi vorreste o lavorate già con aziende straniere, internazionali, allora è utile fare il profilo in inglese. Se voi lavorate soltanto con aziende italiane, o comunque il vostro obiettivo è quello, è inutile andare a creare il profilo in più lingue, perché comunque vi comporta molto più tempo da dedicare al vostro profilo. Considerate che ogni volta che inserite un'informazione e avete il profilo in due lingue, significa che poi la dovete tradurre voi anche nell'altra lingua. Io ad esempio ce l'ho in doppia lingua perché all'inizio, quando lo feci anni fa, LinkedIn era soltanto in inglese. Adesso lavoro principalmente solo con aziende italiane, quindi sicuramente non lo rifarei. Altra cosa da tenere a mente, qui vedete modifica il profilo pubblico e URL. Cliccando qui, voi che cosa andate a fare? Andate a settare la vostra URL, che è questa qui in alto. Se voi non ce l'avete settata in questo momento, avrete tipo Mario Rossi 123, tantissimi numeri, perché quello ve lo mette LinkedIn in automatico. Cliccando qui, voi andate a passare su quest'altra pagina, matita, e andate ad inserire il vostro nome e cognome, senza spazi, tutto minuscolo. Purtroppo, se la vostra URL è già stata presa da un'altra persona, vi dovete inventare un'alternativa, perché è stato appunto preso da un'altra persona. Non so, io potrei mettere Cristina Simone in social media, quindi mi inventerei delle alternative simili. Ritorno sulla presentazione. Eccoci qua. Allora, vado avanti sulla presentazione. Qui ve l'ho fatto vedere live, però sulle slide poi ritrovate questi aspetti. E un'altra cosa da tenere, da modificare, diciamo, per settare la base, per settare correttamente il profilo LinkedIn, è sicuramente tutta la parte di informazioni. Anche qui si va sulla matita contact info. In questa parte voi potete andare a inserire anche link esterni. Pensate al sito web, se avete un blog, se avete un portfolio. Oltre a tutta la parte di informazioni di contatti. Perché? Perché siamo su un social professionale, quindi spesso mi chiedono: ma devo mettere l'email, devo mettere il numero di telefono? Beh, sì, perché comunque sul come se fosse un curriculum H24, quindi sul curriculum ci sono queste informazioni? Sì, quindi la stessa cosa la dobbiamo considerare anche sul profilo LinkedIn. E poi andiamo a passare alle parti successive, che sono quelle che arricchiscono e che ci differenziano anche rispetto agli altri, che è tutto l'aspetto legato al multimedia. Noi possiamo davvero arricchire e rendere il profilo LinkedIn molto più performante e anche più ricco, perché le persone hanno più elementi da visionare. Intanto qui in alto avete la parte di elementi in primo piano. Ce l'avete proprio sotto la parte di About informazioni.
Se alcune sezioni che adesso vi faccio vedere non le trovate, qui sulla parte alta c'è la parte di aggiungi, quindi aggiungi profilo, aggiungi sezione al profilo. Quindi cliccate su questo aspetto e andrete ad aggiungere altre sezioni, perché magari adesso vi faccio vedere altre sezioni e non le trovate subito di default sul vostro profilo. La parte in primo piano che cosa consente di fare? Consente di fissare in alto, quindi in primo piano, dei post che avete condiviso sul vostro profilo, degli articoli che avete scritto, dei link esterni, pensate alle presentazioni, pensate a degli articoli che avete scritto sul vostro blog o magari anche che avete scritto sul vostro profilo LinkedIn. Adesso andiamo a vedere anche quell'aspetto lì, foto, documenti, presentazioni. Ovviamente, se parliamo di presentazioni collegate a un'azienda, accertatevi che tutto ciò che voi pubblicate, potete farlo, quindi non state attenti a non far fuoriuscire ovviamente documenti protetti dalla privacy aziendale. Poi, che altro c'è da fare sul profilo LinkedIn? C'è da andare a riempire l'aspetto dell'esperienza. A volte vedo dei profili LinkedIn che sono vuoti, nel senso che si apre il profilo LinkedIn, si inserisce il ruolo professionale e poi si inserisce magari l'ultima o le ultime esperienze di lavoro senza particolare attenzione. Ecco, invece lì portate la vostra attenzione. Il vantaggio del profilo LinkedIn è sicuramente il fatto che una volta costruito, noi possiamo decidere di aggiornarlo e quindi passare alla versione, diciamo, pro, oppure possiamo mantenerlo così in una versione basica. Però, anche se noi lo manteniamo in una versione basica, dobbiamo riempirlo con tutte le informazioni. Ritorno live in modo tale che ve lo faccio rivedere. Quindi riporto su qui. Ok, quindi sono ritornata sul profilo LinkedIn, quindi questa è la parte che abbiamo appena visto, questa è la parte di in primo piano, poi scendo giù e che cosa vado a fare? Vado a vedere l'esperienza lavorativa e sotto c'è l'esperienza di formazione. Entrambe queste sezioni vanno riempite. Cosa significa riempire? Significa andare ad inserire tutte quante le informazioni. Quindi qui che cosa vado a mettere? Vado a mettere l'azienda presso la quale lavoro. Fate in modo che ci sia il link, il collegamento alla giusta azienda. Poi qui vado a mettere il ruolo professionale, posso mettere se è a tempo pieno, full time, part time, eccetera. E poi qui vi consiglio di andare a mettere quello che voi fate all'interno di quell'azienda, che non significa però che cosa fa l'azienda, quindi una descrizione dell'azienda, ma una descrizione della vostra attività, cioè di quali sono le attività che svolgete presso quell'azienda in quel determinato ruolo. E anche qui voi potete arricchirlo con degli elementi multimediali. Perché? Perché in questo modo voi andate a dare alle persone che visitano il profilo LinkedIn più informazioni e così avete, diciamo, un vantaggio rispetto ad altre persone. Qui, come vedete, io ho messo un elenco puntato che funziona sempre perché facilita la lettura. Sono andata a mettere anche qui parole chiave che comunque mi sono utili per il mio lavoro e poi sono andata a mettere una serie di link esterni, video, presentazioni, link ad articoli che ho scritto, quindi ho arricchito il mio profilo in questo senso. Piccolo suggerimento, tips, diciamo che io do sempre, se non sapete bene che cosa inserire nella vostra descrizione qui, un consiglio che io do è andatevi a cercare persone che hanno un ruolo professionale simile al vostro, vi fate una nota TXT, un foglio di Word, copiate e incollate in quella nota le descrizioni provenienti da più profili.
Questo non significa che poi voi lo copiate e lo incollate nel vostro profilo, ma significa che vi fate una nota con una serie di idee, dopodiché le rielaborate e fate modo di trovare la vostra descrizione. Vi faccio vedere quando aggiungo da zero un'esperienza. Quindi io clicco su più, che cosa vado a fare? Se ho il profilo in doppia lingua devo farlo, come vi dicevo, in inglese e in italiano, quindi qui vado a mettere ad esempio social media manager, tipo di impiego, part time, a tempo pieno, autonomo, freelance, stage, eccetera eccetera, quindi posso mettere freelance e qui devo andare a mettere l'azienda presso la quale sto svolgendo quel ruolo. Quando io vado ad inserire l'azienda, devo fare in modo che mi compaia la giusta pagina aziendale. Facciamo il caso che io adesso lo stia facendo per Coca-Cola. Quindi che cosa faccio? Inizio a scrivere Coca-Cola, ovviamente è un esempio. Quindi qui mi compaiono una serie di pagine, quindi io vado a cliccare sulla pagina corretta. Se ho un dubbio, ritorno su LinkedIn, vado a vedere sulla parte di ricerca, vado a cercarmi la giusta pagina, ritorno qui e faccio in modo di collegare il mio profilo LinkedIn alla giusta pagina aziendale. Così finirò anche tra le persone che lavorano in quell'azienda. La località, vado a mettere la data di inizio, la data di fine, oppure se attualmente ricopro ancora questo ruolo, scendo giù. E qui attenzione perché LinkedIn vi può poi andare a modificare in automatico il sommario, l'headline che abbiamo visto prima. La descrizione, quindi parole chiave, elenchi puntati, informazioni diciamo chiare, concise di quello che state facendo in quell'azienda con quel determinato ruolo professionale. Poi qui andate ad inserire gli elementi multimediali che potete o caricarli, quindi se sono presentazioni esterne, se sono foto, documenti esterni, oppure link, andate a collegare, andate ad inserire dei link esterni, pensate ad un video, pensate ad una presentazione, non so, su SlideShare, pensate ad un articolo su un blog che avete scritto, eccetera, eccetera. E questo lo dovete fare, e vi richiede un po' di tempo, ma comunque funziona, lo dovete fare per tutte quante le varie, i vari ruoli che avete avuto in passato. La domanda che mi capita spesso è: cosa faccio con i ruoli che ho avuto, diciamo, poco professionali, non so, il cameriere, la hostess, eccetera, eccetera. Allora, io anche quando ero all'università, oramai un po' di anni fa, ho fatto questi lavoretti, che va benissimo, farli perché comunque ti aiutano a raggiungere una tua indipendenza economica, ti formano, eccetera, eccetera. Però LinkedIn è un social professionale, quindi se io mi voglio posizionare come social media manager e vado ad inserire qui nella parte di esperienze professionali che ho fatto la cameriera, che ho fatto la hostess, in realtà quei ruoli non mi sono funzionali a farmi trovare come social media manager. Quindi poi magari rischiate che vi trovino con quei ruoli e non vi trovino con quello di social media manager. Quindi attenzione, quindi io sconsiglio di andare ad inserirli, consiglio piuttosto di farli emergere in fase di colloquio, oppure quello che farei io se fossi una junior in questo momento, andrei ad inserire in questa parte di formazione una frase che faccia capire che comunque mi sto dando da fare per raggiungere un'indipendenza economica, ma è ben diverso da metterlo qui nei vari ruoli professionali. In maniera analoga alla parte di ruoli professionali, c'è la parte di formazione. In questa parte funziona un po' come questa di esperienza professionale, quindi io posso andare ad inserire tutte le formazioni che ho avuto all'università, se ho fatto dei master, dei corsi professionalizzanti e anche qui funziona allo stesso modo, quindi faccio in modo di collegarlo alla giusta pagina dell'università, della scuola, della struttura dell'istituzione presso la quale ho fatto il corso di formazione, vado ad inserire elementi che spieghino in che cosa consisteva quel corso, se ad esempio all'università voglio andare a mettere il voto di laurea.
qui consente anche di mettere LinkedIn la parte di tutti gli esami. In realtà, se non è cambiato, comunque ai miei tempi che ho fatto il nuovo ordinamento, gli esami erano tantissimi, quindi parlo di 30 esami l'anno, quindi non andrei ad inserire 30 esami con tutti e 30 i voti. Se volete, magari andate a mettere gli esami più importanti, ma non li metterei tutti quanti, anche perché poi fondamentalmente non li legge nessuno. Quindi andate a mettere le informazioni principali, non so, la laurea, l'argomento della laurea, della tesi di laurea, il voto di laurea, oppure se avete fatto dei corsi, andate a mettere parole chiave, diciamo, relative al programma, quindi quello, sempre ciò che vi può essere utile per farvi trovare dalle persone. Ritorno sulla presentazione. Aspettate che ricondivido lo schermo. Devo ogni volta switchare tra schermo e live, per questo per qualche secondo non vedete nulla. Quindi ritorno sulla presentazione. Questa parte l'abbiamo vista live, come scrivere anche l'abbiamo visto live, vado avanti per questa parte, l'abbiamo vista live, andiamo poi alla parte successiva, quindi il punto 2. Dopo aver fatto il setup del vostro profilo, quindi immagine, ruolo, completezza, profilo multimediale ricco, completo di tutte le informazioni, giusto collegamento con la pagina aziendale, vi potete concentrare sulla parte di connessioni. Perché dico dopo? Perché la prima cosa importante è curare il profilo. Quando il profilo è pieno, completo, ricco di informazioni, allora andate a curare la vostra rete di connessione, andate a chiedere i collegamenti, ma non lo fate quando il vostro profilo è scarno, perché se poi le persone vi accettano, arrivano sul vostro profilo, non c'è nulla da vedere, quindi vi perdete delle opportunità. Rispetto alla rete di collegamenti, intanto sappiate che se magari avete costruito una rete poco profilata, perché magari eravate all'università, avete chiesto le connessioni così senza particolari scopi o diciamo senza dargli particolare importanza, avete dei contatti che magari non vi interessa più averli, li potete rimuovere. Andate nella vostra rete di collegamenti, cliccate qui sui tre puntini e rimuovi collegamento. È un esempio questo, il povero Simone non mi ha fatto nulla, è soltanto un esempio per farvi vedere come si fa. Come si chiede la richiesta di connessione? Che è una cosa che mi preme sempre molto ricordare. Perché mi arrivano tantissime richieste di connessione. Ci sono due scuole di pensiero, diciamo. Ci sono quelli che accettano le connessioni di tutti, e ci sono quelli che selezionano. Oppure ci sono quelli che accettano le connessioni soltanto da coloro che davvero conoscono. Io accetto le connessioni su LinkedIn anche da persone che non conosco, però se sono persone che in qualche modo mi possono arricchire dal punto di vista delle informazioni, dell'aggiornamento professionale. Perché? Perché io credo che LinkedIn comunque sia un modo per fare networking, ma la cosa fondamentale è che quando voi chiedete la connessione fate in modo che il vostro profilo sia completo. Esempio no, poi vediamo un esempio sì. Michele mi chiede la connessione, nel suo ruolo professionale è disoccupato. Ora, a me dispiace che Michele sia disoccupato, però Michele, che tipo di lavoro fa? Come potremmo entrare in connessione o come potremmo, diciamo, supportarci a vicenda dal punto di vista delle informazioni dell'aggiornamento professionale se io non so neanche il ruolo di Michele e se Michele non dedica neanche un minuto a dirmi il motivo per il quale vuole entrare in connessione con me. Altro esempio, Letizia mi chiede la connessione, io accetto la connessione di Letizia, dopodiché Letizia mi riscrive: buongiorno Cristina, grazie per aver accettato la mia richiesta. No, cioè questo troppo, nel momento in cui la connessione è stata accettata, basta, non bisogna poi proseguire a dire grazie, prego, ciao, arrivederci, un po' come quando su Facebook si richiede l'amicizia viene confermata, si scrive sulla bacheca: grazie per aver accettato la mia richiesta. Anche no, in particolare ancora di più se siamo su LinkedIn. Esempio invece molto positivo di Ambra. Ambra, non la conoscevo, mi scrive: ciao Cristina, mi chiamo Ambra, lavoro nel settore localizzazione media, ti seguo su Instagram con interesse perché mi piace aggiornarmi sul mondo digital e sulle dinamiche social. Sto cercando un nuovo lavoro anche nell'ambito della comunicazione e ascoltarti e leggerti è super stimolante. Ora,
Ambra, questo di Ambra, secondo me è un esempio positivo di come una persona, anche se non mi conosce, però si sia impegnata a darmi un motivo, una motivazione per la quale vuole entrare in connessione con me. Quindi ha sicuramente più chance di essere intanto eletta, essere considerata e poi che la sua richiesta venga accettata. E in effetti così è stato, che è molto diverso dal fare una richiesta così neutra di Michele, che è disoccupato e che non si impegna neanche a scrivermi il motivo per il quale vuole entrare in connessione. Quindi è importantissimo andare a personalizzare la richiesta di connessione, ma anche con poche righe. Quindi non bisogna per forza andare a scrivere, anzi non bisogna scrivere una lettera, ma poche righe che spiegano il motivo. Costruire una buona rete di conoscenze, di contatti, ci aiuta anche nella parte di competenze e conferme. Ritorno sul profilo per farvi vedere questa sezione. Eccoci qua. Ok? Quindi scendo giù e vado a vedere la parte di competenze e conferme. Ora, LinkedIn qui in automatico ve ne avrà già inserite diverse. Come le prende LinkedIn? Le prende da tutte le parole chiave che voi avete inserito nel vostro profilo, nei ruoli professionali, nella descrizione dei ruoli professionali. Però queste competenze si possono modificare. Matita, e che cosa vado a fare? Vado a rimuovere delle competenze se le ho doppie o se comunque non mi interessa averle, se sono delle competenze sbagliate, perché magari i nomi, le parole chiave non sono delle parole chiave funzionali sempre a farmi trovare su LinkedIn. Poi però posso fare una cosa anche molto interessante. Io posso pinnare in alto, quindi posso fissare in alto tre competenze. Generalmente le persone confermano le prime tre competenze, quindi fatevi furbi, diciamo così, andate a mettere in alto quelle competenze per voi più importanti, oppure quelle competenze su cui avete più conferme. Costruire una buona rete di contatti ci aiuta anche in questo. Perché? Perché le competenze confermate sono una sorta di riprova sociale delle competenze che noi diciamo di avere. Esempio, io vi ho detto che sono una consulente di social media marketing. Ora, se qui io avessi una sola competenza confermata su social media, voi potreste dire: ma però dice di avere 10 anni di esperienza e non ha una competenza confermata. Avere più conferme della competenza aiuta anche a, diciamo, avere appunto questa conferma sociale di quello che voi dite di saper fare. Poi, però, il mio consiglio è: voi ogni tanto giocate con queste competenze, cioè cambiate l'ordine delle competenze. Io ad esempio che cosa ho fatto? Ho inserito da poco, da qualche mese, la competenza formazione che prima non l'avevo. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata a mettere qui in alto la formazione, quindi vedete che ce l'ho al centro tra le due. Ne ho messe due su cui avevo un buon numero di conferme, quindi di più, e poi ho messo la formazione al centro perché, come dicevo, le persone vanno a confermare le prime. Cliccando, come si fa? Allora, vado a modificare, togliere dall'alto una competenza, quindi clicco qui e la vado a togliere. E nel caso volessi aggiungere, non so, marketing online, ritorno a pinnare marketing online e quindi poi faccio salva. E vedete che l'ho cambiato, quindi ogni tanto magari fare questo giochino vi può aiutare. Altra cosa che voi avete è la parte di segnalazioni. Le segnalazioni in Italia non sono particolarmente utilizzate, è più, come dire, un'abitudine anglosassone, che è la lettera di raccomandazione, di segnalazione. Adesso non mi viene il termine in inglese. Le segnalazioni si possono sia fare che richiedere. Se voi le richiedete, accertatevi di richiederle a delle persone che hanno avuto, che avevano o che hanno in quel determinato ruolo professionale un ruolo più alto rispetto al vostro. Ad esempio, io l'ho chiesta a lui che è un professore, che è founder di una società, lui che è manager.
Perché? Perché se io le avessi chieste ad un mio pari, non so, uno specialist, all'epoca uno specialist, un junior o uno stagista, comunque hanno un po' meno valore rispetto alla segnalazione fatta da un manager. Quindi fatele a manager, fatele a clienti, richiedetele a clienti, a partner, cioè a persone con cui avete lavorato e che sapete hanno stima di voi. Quindi queste sono cose da tenere a mente. Poi vado avanti e vi faccio vedere altre sezioni, rimango sempre qui così ve lo faccio vedere live. Ora, come vi dicevo, qui in alto avete aggiungi sezioni al profilo. Qui voi potete andare ad aggiungere tante sezioni. Quindi presentazione e informazioni primo piano, poi che cosa potete andare ad aggiungere? Potete andare a mettere pubblicazioni, brevetti, corsi, progetti, riconoscimenti e premi, votazioni, esami di cui vi parlavo prima, lingue. Quindi potete andare davvero ad arricchire molto il vostro profilo. Vi compariranno queste sezioni qui in basso, nella parte traguardi raggiunti. Se clicco su più, ne posso andare ad aggiungere anche delle altre. Lingue, in questo caso io ho lingue, ho i progetti. I progetti sono molto interessanti perché? Perché i progetti vi consentono di andare a mettere il nome del progetto, la descrizione del progetto, quindi quello che avete fatto in quel progetto, e potete andare a mettere anche gli altri creator, cioè le altre persone che hanno collaborato con voi a quel progetto, e potete anche mettere un link esterno che può essere un link ad un sito, il link ad una presentazione, il link ad una news, eccetera. Anche qui mi raccomando, se mettete progetti aziendali, però fate in modo che le informazioni possano uscire fuori, quindi possano essere pubblicate. Pubblicazioni, organizzazioni, potete qui, potete poi andare ad arricchire di molto il vostro profilo. E ce ne sono anche altre, brevetti, riconoscimenti. Eccetera, quindi andatevi anche a visionare un po' tutta questa sezione perché vi aiuta di molto ad arricchire il profilo. Rimango sempre qui e vi faccio vedere un'altra sezione. Qui in basso voi avete la parte di interessi. Che cos'è la parte di interessi? Sono gli influencer che seguite, le aziende che seguite, i gruppi di cui fate parte, le scuole, università che avete deciso di seguire nelle pagine aziendali, cioè rimaniamo sempre su LinkedIn. Questa parte è visibile a tutti, quindi è una parte pubblica. Ora, se voi andate a guardare su un qualsiasi altro profilo, potete vedere anche queste sezioni che sono visibili a tutti. Quindi dateci un'occhiata, andate a vedere chi seguite come influencer, come aziende, come gruppi. Perché? Perché comunque rientra nella parte di personal branding, quindi di cura delle informazioni che voi pubblicate su voi stessi. Quindi andate a vedere se queste informazioni sono corrette, magari scoprirete di seguire aziende, gruppi, scuole, università di cui assolutamente non vi interessa nulla o che magari non volete che compaiano sul vostro profilo. Come si fa? Basta che togliete il già segui, come in questo caso. Guardate, io tolgo il già segui oppure ci riclicco su, quindi basta cliccarci per seguirlo oppure per togliere il follow. Dopodiché, ritorno sempre sulla presentazione, scusate se c'è sempre qualche secondo di differita. Dopodiché, quindi setup, punto 2, connessione, punto 3, il contenuto. Contenuto che significa? Contenuto significa andare a fare quel salto di livello, quindi quello che vi dicevo, voi potete avere il vostro profilo costruito bene, avete la vostra rete di contatti e ok, e vi fermate a quel livello. Oppure potete fare il passaggio a livello pro, inteso come una cura più alta del vostro profilo. In questa parte andate a curare i vostri contenuti. Ora, LinkedIn ci permette di fare due cose nei contenuti: condividere i contenuti di altri oppure andare a creare dei nostri contenuti. In ogni caso, andiamo a curare il
nostro personal branding, perché diamo visibilità a quello che noi sappiamo, condividiamo informazioni di interesse, e devono essere sempre informazioni di interesse professionale. Per capirci, su LinkedIn le foto di vacanza no, le foto al mare no, le foto di famiglia no. Per quelle ci sono altri social, vedi Facebook, LinkedIn, tutto ciò che attiene la sfera professionale. Quindi noi possiamo condividere un contenuto oppure possiamo andare a creare un contenuto e quindi ad avere un vero e proprio blog all'interno di LinkedIn stesso. Condividere un post, anche qui preferisco switchare sempre sul profilo perché preferisco farvelo vedere live. Ok, ritorno qui sulla parte di home. Io qui ho avvia un post che vado a condividere un link esterno. Esempio, prendo il link di Rinascita Digitale. Che cosa faccio? Metto il link, dopodiché che cosa vado a fare? Vado ad inserire un mio commento. Quindi non lasciate, non condividete mai il link senza il vostro commento, perché il vostro commento va ad aggiungere, va ad arricchire quel link. Posso andare ad aggiungere degli hashtag, uno, massimo due hashtag, questo in generale un post su tutti i social. Non riempite il vostro post, che sia un tweet, che sia un post su Facebook, su LinkedIn, eccetera, di 4, 5, 10 hashtag, perché comunque a livello visivo è brutto e poi rendete anche più difficile la lettura. E poi vado a pubblicare, quindi questa è la prima cosa che potete fare, andando a condividere un articolo, un link che voi trovate su un altro sito, oppure potete andare a scrivere un articolo e quindi andate a creare un vero e proprio blog all'interno di LinkedIn, copertina, titolo, copy. Quindi vi rimane tutto sulla vostra sezione attività, visibile anche alle altre persone, che è qui sotto, sempre nel profilo, scendo giù e vado a vedere attività. Vado in attività e che cosa succede? Io qui cosa succede? Vado a vedere i post e gli articoli, post che io ho condiviso e vado a vedere gli articoli che io ho scritto. E sugli articoli che io ho scritto, che cosa posso andare poi anche a vedere? Posso andare a vedere le statistiche. Come in questo caso, 1900 visualizzazioni, clicco qui e vado a vedere le visualizzazioni, ricondivisioni e anche un po' di dati così aggregati di chi sono le persone che hanno visionato quel mio articolo. Stessa cosa, io ce l'ho con i post che io ho ricondiviso. Vedete, anche qui io posso andare a vedere i post. Ritorno sulla slide. Ritorno sulla slide. Eccoci qua. E vi consiglio sul mio profilo Instagram, nella parte di IGTV, ho creato un esercizio molto semplice da fare che vi aiuta nella definizione del contenuto. Perché poi il problema è sempre, ok, ma che cosa scrivo? Che cosa scrivo? Io lo devo definire in base a quali sono gli obiettivi, qual è il mio target e di conseguenza vado a stilare una lista di contenuti che potrebbero essere utili, interessanti al mio target e mi aiutano appunto a raggiungere il mio obiettivo. Quindi è un esercizio davvero molto semplice da fare che però aiuta tantissimo per andare a creare un buon contenuto. Altre sezioni, andiamo verso la fine della presentazione, altre sezioni che vi sono utili su LinkedIn, visto che è un social professionale, quindi che si fa? Si cerca lavoro, ma non si cerca solo lavoro, non banalizzate LinkedIn e non lo considerate soltanto una piattaforma per caricare il CV e andare a cercare lavoro. LinkedIn è come se fosse un profilo, un CV, sempre consultabile, H24, ma la cosa utile, fondamentale di LinkedIn è il fatto che
non lo dobbiamo utilizzare soltanto noi per cercare attivamente lavoro, ma il lavoro può venire a noi attraverso delle opportunità, attraverso delle collaborazioni, se abbiamo completato e reso interessante e ricco il nostro profilo con tutte le varie sezioni che abbiamo visto in precedenza. Nella parte lavoro, voi avete le opportunità di lavoro che ci sono, che sono aperte, e anche qui LinkedIn ragiona sulla base di quello che voi avete scritto. Per questo è utilissimo andare ad inserire le informazioni corrette sul profilo LinkedIn. Un altro suggerimento che vi do è sulla parte di statistiche. Voi che cosa potete andare a vedere? Ritorno sul profilo, così vi faccio vedere che sezione, di che sezione stiamo parlando. Ok, ritorno sul mio profilo, visualizza profilo, voilà. Qui ho la tua dashboard, qui vado a vedere chi ha visionato il profilo, le visualizzazioni dei post comparse nei motori di ricerca, quindi queste sezioni vi possono essere utili per capire chi visiona il vostro profilo. Qui se non avete l'account premium vi dà dei dati aggregati. Conviene o non conviene fare il profilo premium? In realtà, se lavorate, se state cercando lavoro, secondo me vi potete risparmiare questi soldi, perché si parla di 24 euro al mese, se non erro. C'è la prova gratuita di un mese, fatela. Non è importante sapere, secondo me, chi visiona il vostro profilo, ma è importante che il vostro profilo sia un profilo completo. Ed è importante che le persone che arrivino sul vostro profilo ci arrivino perché le parole sono corrette. Qui io vado su parole chiave ricercate, vedete che ho tutte informazioni, tutte parole chiave che mi interessano, social media, yoga, social media. Come ci sono arrivata? Ci sono arrivata da qui, dashboard, comparse nei motori di ricerca, scendo giù alle parole chiave. Se adesso non avete tante parole chiave o non ci sono proprio, non preoccupatevi, perché comunque dipende dal fatto che magari il vostro profilo non è ancora completo e quindi LinkedIn non ha ancora i dati per girare, diciamo così. Quindi dategli del tempo, dategli informazioni, curate, completate il vostro profilo, dopodiché ritornateci e andate spesso a fare questo check per vedere se le parole chiave sono corrette. E ritorno qui sulla presentazione, ho praticamente terminato, così poi andiamo a vedere le ultime le domande, che vedo ci sono un po' di domande. Sempre su questa parte di dashboard, fate in modo che il vostro profilo raggiunga l'efficacia massima. Come si raggiunge l'efficacia massima? Se l'avete completato, se avete inserito tutte le sezioni, se avete fatto tutti i passaggi che abbiamo visto insieme. Ricapitolando, quindi i punti chiavi quali sono? Costruzione del profilo, aggiornamento, arricchimento con tutti gli aspetti multimediali, costruzione della rete, e mi raccomando, se chiedete la connessione, aggiungete due righe, cioè un perché, un motivo per il quale state chiedendo questa connessione, perché dalle connessioni, dalla rete poi possono nascere delle opportunità di lavoro. E poi dedicatevi ai contenuti. LinkedIn non è soltanto un curriculum, ma è anche una parte di aggiornamento dei contenuti, inserimento di contenuti che possono essere scritti da altri, però aggiungete un vostro commento, oppure possono essere creati da voi andando ad avere un vero e proprio blog all'interno del vostro profilo LinkedIn. Come dice Marcello Albergoni, che è country manager di LinkedIn Italia e Spagna, le relazioni contano, LinkedIn non è soltanto una bacheca di curriculum, ma crea contatti. Io spero che la presentazione sia stata utile, che questo webinar sia stato utile. Adesso vado a leggere, vado a vedere un po' di domande. Se vi è piaciuta, ok, se dico vuoi l'ultima posso cosa, fare delle ok, se vi è piaciuto questo webinar, vi va, potete aggiungermi il più uno sulla parte di formazione con il trucchetto che vi ho detto durante il webinar. Ci sono per le domande. Un utente anonimo ti chiede: che deadline consigli per un laureato o laureata in cerca di lavoro? Ok, allora,
pensa sempre all'obiettivo che tu hai, cioè che tipo di lavoro vorresti avere, cioè qual è il tuo ruolo professionale, dopodiché aggiungi una parola che potrebbe essere in cerca di, oppure aspirante, qualcosa che faccia capire che stai cercando quel tipo di lavoro, ma l'importante è che tu metta la parola chiave del lavoro. Esempio, vuoi fare social media manager, quindi metti social media in cerca di social media, in cerca di lavoro come social media specialist, quindi una cosa che me lo faccia capire, oppure social media junior, social media trainer. Riccardo invece ti chiede, avere il logo della propria azienda come immagine di sfondo può essere un vantaggio o un errore? Allora, come immagine di copertina il logo della propria azienda, sì, puoi metterlo se diciamo ti senti molto legato a quell'azienda, quindi è anche un legame forte che tu diciamo comunichi con quell'azienda. Quindi assolutamente lo puoi fare, però rifletti anche sul fatto che magari potresti raccontare qualcosa in più di te, quindi non soltanto dell'azienda presso la quale lavori, a meno che non sia la tua azienda di proprietà, ma magari cerca un'immagine che possa aiutare le persone che arrivano sul tuo profilo ad avere più informazioni su di te, su chi sei, su cosa fai dal punto di vista professionale. Un altro utente anonimo dice, avevo delle keywords nella mia headline, ma la responsabile HR dell'azienda per il quale lavoro mi ha chiesto di eliminarle e inserire il mio ruolo aziendale. Sì, allora, se hai diciamo, dei diktat, chiamiamoli così, dalla parte di HR dell'azienda, assolutamente segui insomma, quello che dice l'HR. Nel caso potresti magari raggiungere un compromesso, se è fattibile, dicendo ok, posso aggiungere quel ruolo professionale, ma posso anche tenere diciamo, altre keyword che sono funzionali, però interfacciati sempre con l'HR ovviamente. Manuela ti chiede, se si deve ottenere una prima vera posizione lavorativa, come suggeriresti di gestire il campo del sommario e soprattutto dell'about? Allora, sul campo del sommario, come avevo detto al primo utente anonimo, quindi mettete una parola che faccia capire che non è che siete dei manager, perché non potete mettere, esempio, social media manager se state frequentando l'università. Quindi mettete delle parole che facciano capire che state cercando lavoro. Per quanto riguarda la parte invece di informazioni, quindi about, è una lettera di presentazione. Quindi se state frequentando l'università oppure se non avete ancora esperienza, dedicate a quella parte delle informazioni che siano collegate alle competenze acquisite durante l'università, quindi dedicatevi alla descrizione delle competenze che avete o magari se avete frequentato degli altri corsi durante l'università. Quella è una sorta di lettera di presentazione molto breve, ma non lasciatela vuota. Un'altra utente ti chiede se una persona svolge più di una funzione, è corretto scriverle tutte quante nel leader o è meglio preferirne una? Allora, se svolgete più funzioni, quello che potete fare su LinkedIn, sempre sullo stesso ruolo professionale, voi potete mettere nella stessa azienda, vi faccio vedere, nella stessa azienda potete andare ad inserire più ruoli professionali, come in questo caso. Quindi basta che voi inserite qui un altro fate più su in alto, vi andate a mettere la stessa azienda, in quel caso era lo IED, e lui in automatico ve lo mette qui sotto e vi fa vedere che ci sono più ruoli professionali, quindi io farei in questo modo. Se invece non afferiscono alla stessa azienda, inserite di posizioni più posizioni. Martina ti chiede se ho avuto delle esperienze di lavoro limitate ad uno o due giorni, ad esempio come interprete. Posso inserire ugualmente l'esperienza anche se non vi è un contratto di lavoro vero e proprio? Allora, in quel caso io ragionerei sul mettere magari un ruolo professionale qui in alto che sia interprete. E poi che cosa farei io al posto tuo, Martina? Andrei a mettere qui nella parte di attività interprete presso evento e quindi lo farei in questo modo, perché altrimenti se fai un lavoro di un giorno, a parte ti viene un profilo LinkedIn lunghissimo.
ma cerca di accorparle nella parte in un unico lavoro. Quindi se tu hai una partita IVA, se tu sei freelance, dipende un po' da come ti proponi. Chiara ti chiede, ha senso inserire le lettere di referenza come file multimediali nei vari lavori o è meglio inserirle nelle segnalazioni? No, non le metterei le lettere di referenze. Andrei a sfruttare, ad utilizzare più che sfruttare, una parola un po' bruttina, a sfruttare la parte di segnalazioni. Se poi magari hai un sito web, quello che potresti fare sul tuo sito web è ti copi e ti incolli nella parte di segnalazioni, feedback ricevuti, quello che hanno scritto su di te. Riccardo invece ti chiede quanto è utile avere un endorsement da parte di un'azienda o di un collega? La parte di segnalazioni è utile, diciamo, tutte le varie sezioni che ci sono su LinkedIn sono utili. Questa parte di segnalazioni in Italia non è molto, diciamo, non la utilizziamo particolarmente, ma è una questione più culturale. Ad esempio, in Inghilterra, diciamo, nei paesi anglosassoni, quando finisci un lavoro ti fai fare sempre la classica lettera di endorsement. Da noi in Italia non è particolarmente utilizzato, però se avete lavorato bene con un manager, con un ex responsabile, un ex capo, con un cliente e pensate che sia utile per il vostro percorso professionale, andate a chiederla. Ovviamente chiedete alle persone con cui avete lavorato bene, non alle persone che magari non vi scriverebbero una bella segnalazione. Chiara ti chiede, quando è più corretto aggiornare il proprio ruolo sul profilo LinkedIn dopo aver cambiato azienda? Consigli di aspettare la fine del periodo di prova? Allora, se vuoi essere scaramantica, potresti aspettare la fine del periodo di prova. Altrimenti no, quando hai, diciamo, chiuso un lavoro presso un'azienda, esempio, è finito a marzo e ad aprile riprendi presso un'altra azienda, quindi fallo appena sei assunta nella nuova azienda. Diciamo, per scaramantia aspetterei di entrare in azienda il primo giorno, però non aspetterei il periodo di prova. Se non l'hai superato il periodo di prova, magari eliminerei quel nuovo ruolo che hai inserito. Angela ti chiede, quando modifico il profilo, viene inviata una notifica ai miei contatti? Se sì, come faccio a modificare il profilo? Sì, ok, sì, però puoi eliminarlo quando tu fai più, vedete che qui sotto c'è condividi con la rete, io ce l'ho disattivato, quindi in questo modo evitate questa notifica. Raul chiede, dove posso inserire articoli in PDF e c'è un limite di quantità? Allora, quello che potresti fare, Raul, è sugli articoli li puoi inserire qua sulla parte di primo piano, carica foto, documenti e presentazioni, quindi lo potresti inserire in questa parte. Il limite di quantità, secondo me, sta a te. Non ne inserirei 50 per capirci, perché devi sempre pensare a... queste persone poi hanno voglia di andare a vedere 50 articoli, quindi basatevi anche un po' sul buon senso che ci aiuta in qualche modo. Oppure anche qui, puoi vedere anche qui sulla parte di pubblicazioni. Laura ti dice, 15 anni fa ho avuto un'esperienza di lavoro all'estero tramite progetto Leonardo, 6 mesi, vabbè. Facevo la receptionist, è il lavoro che non ho più fatto, ma che mi piaceva inserire per valorizzare l'esperienza di lavoro all'estero. Consigli di inserirla e se sì, in quale parte? Allora, sulla parte di lavori meno professionalizzanti, ne abbiamo parlato, diciamo, durante il webinar. Io personalmente non consiglio di inserirli, a meno che tu non voglia essere cercata adesso come receptionist, perché altrimenti rischi che le persone ti continuino a trovare come receptionist. Grazie mille Cristina per il tuo contributo, le domande sono tantissime, ce ne sono ancora 24, una sezione Q&A che non abbiamo risposto, però se invito volete a fartele direttamente a te.
Ok, esatto. Se volete, scrivetemi. Mi trovate facilmente su tutti i vari social, anche su LinkedIn ovviamente come Cristina Simone. E quindi rimaniamo in contatto in questo modo perché anche io ho visto che erano tantissime domande. Però adesso seguite il webinar successivo di Bernardo, che è anche un mio amico, e ve lo consiglio. Grazie mille allora Cristina per Grazie. Essere stato con noi e per aver portato i tuoi contenuti a Rinascita. Grazie. Ciao, grazie mille. A presto.